teardrops start to dry. And even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is, and none of it has helped. I'm so tired of love. Amiche, carissimi miei amici di YouTube dei Falchi, buonasera. Eccoci qui per la 26esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Ultima partita della regular season dal palazzetto dello sport di Galatina, dove le squadre hanno appena terminato il riscaldamento e stanno per schierarsi. Ok, siamo in una condizione di trasferta, diciamo, che ormai conoscerete da diretta, quindi non è la nostra postazione ottimale. E peraltro io sono in attesa di Irene, che penso che adesso che vedrà che ci siamo già avviati si allarmerà. Bene, quindi mentre le squadre stanno per entrare, per schierarsi in campo, permettetemi di salutare, oggi siamo a ranghi assolutamente ridotti, diciamo che i ragazzi sono già andati in vacanza, il nostro staff, abbiamo la nostra Lisa che è qui in curva insieme ai supporter degli Ugento, e invece ci sono Paolo, Ed e Caterina che in questo momento stanno percorrendo la A14 in direzione sud di ritorno dalla gita insieme a tutta la classe, la terza B della secondaria di Melissano. E quindi un caro saluto a Paolo, a Caterina e a tutti i ragazzi della terza B e poi delle terze parallele. Bene, le squadre si sono appena schierate in campo e quindi noi iniziamo, andiamo a vedere cosa succede. C'è lo scambio di saluti di rito e sistemiamo anche tutto ciò che riguarda il tabellone. Tutto sta avvenendo in tempo reale, come vi potete rendere conto, ma faremo del nostro meglio per allietarvi anche quest'oggi la visione di questo match.
Ok, il match sta per iniziare, il servizio è nelle mani del Galatina. Quindi si comincia, ultima partita del campionato di Serie C. Perfetto, quindi dovremmo... Ci siamo? Sì, sì, vabbè, gli immancabili. E nel frattempo è arrivata con noi qui anche Irene, eccoci. Scusa qua. Scusa del ritardo. Bene. Oggi. Allora, nel avevo frattempo... Avevo un piccolo impegno. Sì, nel frattempo ci siamo portati sul 4 a 4. A 4, 4 pari, ragazzi. Accidenti. Allora, qua lo spazio è molto limitato, diciamolo subito. Quindi siamo stretti. Senza cuffie oggi sarà un po' difficile. Io vi anticipo già che potrei dire delle castronerie oggi, perché devo pagare pegno, quindi non ci fate caso se dico cose strane. Allora, cominciamo col dire innanzitutto che abbiamo una parte, diciamo, di tifoseria molto spicciola del Galatina sulla nostra sinistra, mentre sulla destra abbiamo i sostenitori dei nostri falchi. Oggi siamo un po' più silenziosi del solito perché siamo pochini. Allora, vediamo un po', le squadre nel frattempo si sono portate sul 5-4 per i padroni di casa. Nicolazzo per il nostro capitano D'Urso, vediamo cosa succede. Ah, c'è stato un tocco a rete molto probabilmente da parte del Galatina. Allora ragazzi, vediamo un po' in battuta, numero 14 per Ugento. Io intanto colgo l'occasione per salutare un gruppo di amici che forse ci seguiranno poi dopo in differita. Alessandro, Antonella,
Nicola, Vanessa, Gabriele ed Anna Laura. Ciao ragazzi, ci sono arrivata e poi a Galatina sarei salva. Fuori questo attacco del Galatina, punto per i Falchi Ugento che superano i padroni di casa. Adesso Ugento batte 6, Galatina risponde 5. Ok, dovremmo essere riusciti ad sempre appianare spendi, tutti battuta, gli inevitabili, è sempre un brivido. Allora, pallonetto che non passa, non si comprendono i giocatori del Galatina e regalano il settimo punto alla squadra ospite. Sempre Spinelli in battuta. Beffato dalla rete che trattiene questo servizio. E questo però porta il Galatina ad accorciare le distanze. 6 batte Galatina, 7 rispondono Falchi Ugento. Un piccolo dicevo un piccolo sostenitore, e dico piccolo perché avrà sì e no 12-13 anni, sostenitore del Galatina con il tamburo sta riempendo oggi questo palazzetto. Allora, adesso nel frattempo Galatina e Ugento si sono raggiunti sul 7 pari, però il Galatina in questo servizio fuori concede l'ottavo punto ai Falchi Ugento. Ora Perrone si incarica del servizio. Sulle mani riceve il libero del Galatina. Attacco, tocco del muro, ma comunque questa offensiva era abbondantemente dentro la linea di fondo. 8 pari. Luca, i nostri giocatori oggi sembrano voler concedere un po' di spazio alla squadra avversaria. Eh sì, guarda Irene, sicuramente la partita non è ad alta tensione, a differenza di come ci siamo abituati. Ormai bene o male la qualificazione ai playoff c'è. Quindi ovviamente non magari c'è un po' di calo di tensione. Non so mister De Giorgi come la prenderà questa cosa, dico, però che mi sembra che se li prende rischia di fargli pelo e contropelo, dico, perché dici? Comunque vabbè. Nel frattempo Nicolazzo ha gabbato la difesa del Galatina con una palla insidiosa di seconda intenzione. Luca Stefano, carambola fuori la ricezione del Galatina con la palla che va ad arrivare a ridosso della nostra postazione. Sa perché poi Irene, ogni volta che siamo fuori casa ci troviamo sempre con l'arbitro, con la visione dell'arbitro qua, che per carità ci fa comodo per interpretare anche quelli che sono le dinamiche del gioco, ma insomma. Però sai cos'è che adesso più o meno riusciamo, l'abbiamo anche abbastanza vicino oggi l'arbitro, riusciamo più o meno ad intuire quali siano i gesti, no? E però sarebbe più opportuno, abbiamo sempre detto, riuscire a vederlo in frontale. Sì, difatti. Nel frattempo credo che sia in corso anche un'altra diretta da parte della squadra del Galatina, sì, perché sinceramente sì. Appena arrivati abbiamo trovato anche oggi un'ottima accoglienza, siamo arrivati ben per tempo la postazione della diretta però era molto angolata, quindi abbiamo preferito metterci qui in piccionaia dove si può avere una visuale un attimino più complessiva del campo di gioco. Ok, in attacco il Galatina. Non coprono il muro i ragazzi e quindi il Galatina riesce a passare e a conquistare il decimo punto. Fasi di gioco molto veloci, non si fa in tempo, ci si distrae un attimo e hanno fatto un paio di punti a testa. E sei lontano un chilometro. Allora vediamo. Luca Stefano tenta la palletta e punto che viene assegnato. C'è stato un tocco. Luca Stefano credo che abbia indicato lamenta il tocco.
la mancanza del tocco da parte del muro. Adesso il nostro capitano sta cercando di... Eh beh, c'è uno scambio ovviamente tra l'arbitro e il nostro capitano D'Urso, ma l'arbitro adesso della sua posizione ha ravvisato un tocco da parte del muro. Servizio fuori per il Galatina, quindi ci riportiamo nuovamente in vantaggio e Nicolazzo in battuta sul 12-11. Ha murato l'attacco del numero 15 del Galatina dal nostro Spinelli. Ecco qua, lo rivediamo nel rallenti. Vediamo un po', il muro era sicuramente di Spinelli. E non ricordo, cioè non sono riuscito a vedere da qua se ci fosse anche Perrone. Allora, ci siamo. Io adesso le squadre sono state richiamate in panchina rispetto, diciamo, richiamate dai propri allenatori per un time out chiesto, non so da chi, mi sono persa questo passaggio. Comunque ritornano in campo e abbiamo sempre il nostro Nicolazzo, il nostro regista in battuta. Pulita la ricezione del Galatina, meno pulita però la costruzione. Eccolo qua, del palleggiatore, che invece offre, tenta una, la sortita il Galatina, ma è sì, il nostro giocatore a rete che non si lascia sfuggire questa occasione. Assolutamente, c'è una consultazione sotto rete, stavano chiamando, concordando gli schemi fra Francesco Perrone e Luca Stefano. Ecco qua, vediamo cosa succede. Tocco del muro, recuperano. E fuori stavolta. Giove. Non ce la fanno. Diciamo che l'ha mandata a Fagiani, direbbe mio fratello. Sì. Vabbè. 14-12, appunto, come dicevamo, non si fa in tempo a distrarsi un attimo e ci troviamo con due punti a squadra in più. Eccoci qua, in battuta il Galatina. Riceve il nostro capitano, alza per Luca Stefano il nostro libero Giove, un attacco che va a segno. Quindicesimo punto per i Falchi. Non riesce a contenere questo attacco. Si allungano nuovamente le distanze. Adesso abbiamo proprio Stefano al servizio. Ricordiamo che questo giocatore ha sempre una battuta molto forte, molto forzata, come si può vedere anche adesso. Mette un po' sempre in difficoltà la ricezione delle squadre avversarie. Qui non si sono un attimo capiti sui tempi. Sì, difatti è arrivato veramente basso sotto rete l'attaccante del Galatina e ci scusiamo anche con gli amici, sia i giocatori ma anche gli amici che ci stanno seguendo da Galatina, ma non c'è stato materialmente il tempo di poter recuperare la formazione e per cui ci dovremmo riferire genericamente a numeri e non è molto simpatico. Fortissima la battuta di Luca Stefano. Vediamo adesso che rimette la palla in gioco, tocco da parte del muro dei Falchi, recupera Scarpe Nicolasso e butta dentro Roberto D'Urso, è arrivato a finalizzare un'azione che sembrava più da flipper, insomma, ecco, che da match di pallavolo. 17° punto per i Falchi, con il Galatina che risponde con 12 e Luca Stefano in battuta. Eccolo qua, come al solito sceglie di sfruttare tutto lo spazio a disposizione. Ma la palla finisce in rete, regalando il 13° punto al Galatina. Sì. Abbiamo detto, il rischio quando si forzano le battute è sempre quello che o vadano fuori o vadano a rete. Sì. Il numero 11 adesso per il Galatina, riceve Stefano, Nicolazzo per il nostro capitano, ma c'è il difensore pronto del Galatina, spinge il Galatina, non forza l'attacco. Perrone, vediamo un attimo dentro il suo
attacco, chiama un tocco l'arbitro, un tocco di un muro, del muro. 18° punto, e adesso le distanze, le lunghezze sono sempre al 5. Spinelli in battuta. Tenta un pallonetto il Galatina con il suo non riesce, sì, perché la palla rimane al di qua della rete. Ci ha pensato il muro di Perrone a non far passare questo tentativo d'attacco da parte del Galatina. Ancora Spinelli in battuta e siamo sul 19-13, sono 6 adesso le lunghezze di differenza fra le due squadre. Posizione del Galatina, attacco fuori, vediamo un attimo, sì, fuori, chiama fuori l'arbitro. Oddio, che strano Luca, e adesso quindi... che siamo più vicini forse dovrei riuscire a vedere meglio. Sì, no, oggi di... per ciò che riguarda le maglie, eccoci qua. E per ciò che riguarda le maglie, insomma, c'è piena visibilità e sono, è un buon contrasto anche quella del Galatina. E... no, no, dice, mi riferivo alle linee di campo, no? Ah, sì. Che sembra, sì. Stando vicini dovremmo vedere meglio, ma in realtà... Sì, ma guardate, si intravede anche, andando a vedere nel complessivo, se vedete, ci sono veramente, non invidio gli arbitri, ci sono le luci, no? E, apparentemente il contrasto è buono, però ecco, le luci già possono ingannare la camera, quindi è sicuramente un compito improprio spesso e soprattutto variabile anche in condizioni in relazione alle condizioni di luminosità o meno. Ok, quindi allora, ci abbiamo nel frattempo le squadre dopo il time out chiesto alla Galatina rientrano in campo, ci abbiamo credo alla conclusione di questo primo set, siamo sul 13-20, sempre Spinelli, riceve il libero del Galatina, alza per la seconda linea, l'attacco del Galatina dentro, sì, va dentro un lungo linea che ma c'era, va a finire in zona 5 praticamente, bel attacco del Galatina, eccolo linea. Là sì, lo vediamo anche dal rallenti. Ok, 14° punto per Galatina. Nel tempo c'è uno scambio fra il capitano Roberto D'Urso e l'arbitro, ma col sorriso sulle labbra. Imbattuta il Galatina con 14 punti in questo primo set, ampiamente fuori il servizio del numero 23 che ci regala il 21° punto e il servizio del quale va a incaricarsi un arcigno Francesco Perrone. Sempre molto serio Francesco quando è in campo, concentratissimo. Fuori, chiamato fuori il suo servizio, ma credo che fosse fuori. Ripeto, paradossalmente siamo più vicini, ma io ho un po' più di difficoltà adesso a intuire e a distinguere bene le linee. Sì, soprattutto sì, anche perché poi comunque generalmente siamo abituati nel campo di casa ad avere una postazione più elevata, qui invece siamo molto più bassi. Quanto fa a volte, giusto un paio di gradini, contrasto a muro che non abbiamo potuto vedere, vediamo se il rallenti ci restituisce niente, qualcosa, ma questa su ricezione sì, praticamente sì, perché è arrivata ridosso, ha tentato capitano, a Sclepio Nicolazzo di contrastare a muro, ma è partito essendo di spalle praticamente, quindi 16° punto per la squadra di casa. Fuori questo servizio ragazzi, fuori. Ma con questo servizio fuori siamo a 22-16. C'è un cambio nelle file del Galatina, esce il numero 1, entra il numero 20. Il libero del Galatina ovviamente cerca di sollecitare, di incoraggiare i suoi compagni di squadra. Imbattuto il nostro capitano Roberto D'Urso. E ricordiamo veste la maglietta numero 4. La bellissima maglietta, la bellissima livrea nera. Recupero, ma fuori. Ullala, vanno a tentare il salvataggio sia Anto Giove. Che è successo che, adesso? Che, lui, che Francesco Perrone in compressione fra i due. C'è stato, lamenta, sì Perrone, c'è forse. Francesco, c'è quel lamenta probabilmente un movimento strano col braccio. Francesco, quel braccio. Un'espressione un po' incavolata, lo possiamo dire? Sì.
Roberto D'Urso riceve. Stefano, ma la difesa del Galatina riesce a recuperare dopo la smorzata del muro? E questa volta niente, l'attacco del Galatina va a buon segno. E siamo sul 18 a 22, sono due le lunghezze che ha recuperato la squadra del Galatina sui Falcugento. Riceve Giove. Ecco qua, nel frattempo diciamolo che è entrato Corvino al posto di Nicolazzo, quindi abbiamo cambiato la regia. E qui rivediamo a rallenti il tocco del muro del Galatina, muro 2 che va a finire fuori, block out per Ruggento. Antonio Fragasso in battuta, riceve il Galatina, alzato opposta, niente dal muro, e probabilmente abbiamo ricambiato il favore, sinceramente sì. No, non lo vedo e dubito che riusciamo a vederlo anche dal rallenti, no. Perché ripeto, l'arbitro gentilmente ci impalla totalmente la visuale sotto. Ma diciamo che siamo noi che ci siamo messi in una posizione. Sì, per carità. L'arbitro povero, fa il suo. Tu difendi sempre, mi raccomando, gli interessi della categoria. Prima no, è una signora arbitro, quindi. Sì, per carità. No, e poi no, nel senso che ma si fa è una donna. Okay. E poi un arbitro, quindi è doppiamente categoria doppia. Galatina. Oh, bellissimo scambio sotto una rete. Vediamo cosa succede. Bella questa alzata, complimenti all'alzatore del Galatina. Va Perrone. Fuori. O no, l'arbitro dice di no e non lo sapremo mai. Accidenti. 23 a 20 per il Falcugento. Rosicchiano qualche punto gli Showy Boys e si portano, mettono il 2 davanti al loro punteggio. Ancora il Galatina in battuta. Numero 7 battuta al salto per lui, tocco del nastro. Vediamo cosa fa adesso. Questa è una costruzione molto facile. Tocco del muro, si è sentito da qua. 21 a 23. Adesso le distanze si sono ridotte. Si stanno accorciando ancora, sì, di più. E bisogna immediatamente andare a chiudere il set perché ecco, è sembrata come se ci fosse un rilassamento da parte dei nostri ragazzi. Time out chiamato. Questa credo volta da credo Mister da Mister De Giorgi. Okay. Anche perché se non ho. No. Capito, ricordo male, il Galatina ha già sfruttato le sue due possibilità di time out. E vediamo un attimo, provi a stringere, forse Luca dà qualche indicazione, il nostro Maurizio De Giorgi. Allora, oggi sembriamo proprio due cronisti di quelli seri, no? Con lo sfondo bianco dietro. Ah sì, okay. Infatti. Ci mancano le cuffie. Allora, riprendono le loro posizioni i giocatori, ovviamente ognuno nella propria metà campo. Ritorna in battuta il numero 7 del Galatina. Battuta al salto per lui. Riceve Giove. Corvino per Stefano. Che buca il campo avversario nella zona 5. Proprio a ridosso della linea laterale. E siamo al primo set ball di questo match che vede contrapporsi i Falcugento con gli Showy Boys Galatina per la 26esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. In battuta c'è il nostro Corvino, sto palleggiatore. E niente, la palla cade nonostante l'azione del muro, cade nella nostra metà campo. 22esimo punto per il Galatina. Seconda palla set per i Falcugento. Ricordiamo 22 per chi batte, 24 per chi riceve. Riceve Giove. Alza Stefano per Perrone con un pallonetto, butta nel metà campo del Galatina. Spinge il Galatina senza un attacco particolarmente offensivo. Stessa cosa fa il nostro Luca Stefano. Murato il Galatina da un muro eccezionale del nostro Luca Stefano, solo.
che contrasta questa offensiva. Eccolo qua, quindi 25esimo punto con il rallenti che si è visto proprio nell'angolino. Bello che è coinciso muro con il cambio di camera. Ok, bravo Luca Stefano. Aggiorniamo il tabellone. Io nel frattempo devo dire una cosa, sempre perché devo pagare pegno. Gio, vai. Posso? Certo, assolutamente. Lame lame, ferri de maglia. Questa è perché Gabriele mi elica. Ciao Gabriele. Poi dopo. Vabbè. E poi dopo dirò le altre. Messaggi in codice. Ma quello è tipo il Fantasanremo, no? Dove c'erano. Voglio vedere se indovinate che è successo. Allora io dico un'altra cosa, dico Gnigni è primo. E secondo, l'ho già fatto prima, ma saluto. Ci sono i nostri Paolo e Caterina che in questo momento sono sulla A14 in direzione sud, perché stanno tornando dalla gita di terza media con tutta la terza B dell'istituto comprensivo. Ciao ragazzi. Della secondaria di Melissano, insieme anche alla terza A e alla terza C, e salutiamo tutti. E dove stanno tornando? Scusa, io sono stanno un po' pettegolino. Stanno tornando dalla gita che ricorderanno, dalla gita di terza media che si è svolta in Emilia Romagna. Bella, e hanno fatto l'Italia in miniatura, la tomba di Dante e... Vabbè, le mie mete sarebbero state altre, io sarei andata per cantine, però ragazzi, vabbè, non vi dico oggi, spettacolo, andiamo avanti. Oscuriamo qua, ecco, deve essere un momento di crescita. Comunque, pubblicità ti aspettiamo ragazzi, tornate presto. Cancellato. Allora, lame, inversione di campo. Senti Irene, già che nel frattempo famo così, dai, via. Un grazie sempre ai nostri sponsor che ci consentono di portare avanti questo bellissimo, bellissimo appuntamento del fine settimana. E i nostri sponsor, riposati, vai, te li leggo tutti io. CDL Italia, Borghi d'Italia di Usentum Tour, Iper 6 di Agrossisti Online, Pescheria e Friggitoria del Porto, FD SRL, Il Geco, Iral SRL, Esperia Palace Hotel, Lidomania, Lido Oasi degli Angeli, Fratelli e Fornelli senza coltelli, Del Car Automotive Alessano, New Access Point, Servizi per l'archeologia di Roberto Maruccia, Eden Resort, Vivos Player e poi il nostro main sponsor, la 6SRL. Un grazie di cuore. Grande, a un tutti grazie loro. grande. Bene. Perché se tutto quello che vedete ora è possibile, bene, è possibile anche per il loro contributo. Certo, poi bello vedere. E noi cerchiamo sempre persone che siano disposte a contribuire a rendere possibile questo sogno, Certo, anche perché, già che ne approfittiamo molto rapidamente, la situazione di classifica al momento è questa. È la seguente, diciamo che la partita oggi non è molto rilevante dal punto di vista della classifica, perché al momento noi siamo al secondo posto, al primo posto praticamente a pari merito con la Virtus Tricase, con una differenza set di un solo set. Al terzo posto c'è la Toma Carbonanti, sempre con 59 punti, ma che ha esaurito le sue partite giocabili, ok? Sì. E quindi al quarto posto la Conad delle Cevoli, anche oggi ultima giornata, anche in caso di vittoria arriverebbe a 58 punti. Quindi diciamo che ormai la situazione della classifica si è definita. Ormai è definita, ragazzi. Ok, allora noi qui torniamo in campo. Ritorniamo in campo, vediamo che nel frattempo hanno preso posizione volti diversi da quelli che abbiamo lasciato nel primo set. Abbiamo D'Amato in prima linea e dietro come libero invece il nostro Giaffreda Jonata. Allora, in battuta Sirio Nicolazzo, vediamo un po' cosa succede ragazzi. Alza il libero del Galatina, appoggia con palleggio il Galatina, non attacca, cosa che invece fa Perrone e fa molto bene il nostro Francesco. Una bella castagna il nostro Francesco, sì è sempre, eccolo qua, agguerrito, è sempre aggressivo. Ma, non lo so, avrei una tentazione, però ma ce lo riserviamo per dopo, via. Va bene dai. Ok, in battuta ancora Trepio Nicolazzo, riceve la difesa del Galatina, rilancia e con una smorzatura dal muro che effettivamente va a depotenziare la carica della palla, ma le fa anche prendere una traiettoria imprevista che va a gabbare il muro. Quindi uno pari in questo secondo set, primo set vinto dai Falcogento. In battuta il Galatina con il numero 10 Jonathan.
Nicolazzo per D'Amato. D'Amato, murato, grandissima, ma un muro bomba che carambola fuori, che va a infrangersi sul muro, ma ottiene un block out. E per la potenza, ecco, guardate la palla schissa nella vostra direzione. Senti Irene, io lo faccio, via. Alessandro D'Amato, che adesso va imbattuta. Vediamo scorrere Francesco, però ed evidentemente si va ad emozionare, dobbiamo togliere il commento con gli auricolari ai nostri ragazzi. Nuovamente il battuta il Galatina, quindi 2-2. Qua c'è stata, c'è stato un fallo che l'arbitro, i due arbitri non hanno ravvisato. Hai visto? È appestato, sì, la linea, sì. In battuta il nostro Francesco Spinelli. A meno che non ci sia il Verdeca che ancora circola in sangue, che cosa probabile. Muro fuori della nostra formazione e regala il terzo punto agli Showboys Galatina. Tre pari. E dicevo che avevo ravvisato prima un tocco della linea di fondo. Non so, spero di non essermi confusa con la linea bianca. Ah, qua mi sa che c'era un'invasione. Attenzione, Antonio Fracasso. Giaffreda. Nicolazzo, Perrone che va a insinuare. E che cosa vediamo, cosa chiama doppia, l'arbitro? Ha chiamato una doppia, ai danni, sì, dell'alzatore, credo. Bisogna fare attenzione a queste palle che sembrano inizialmente ormai essersi piazzate, sì, a terra, ma... Beh, ma guarda, qui effettivamente però uno dei vantaggi di questa postazione è che riusciamo a vedere veramente molto bene le azioni sotto rete, ed è stato veramente magistrale il tocco di Francesco Perrone, che non ha forzato, ha visto che il muro era staccato dalla rete ed è andato a insinuare la palla proprio fra rete e muro, non più di 30 centimetri di spazio. Recupera adesso Francesco Perrone, alza Francesco D'Amato e va a buttare dentro Roberto Russo. Risponde il Galatina numero 7. Vediamo un attimo cosa chiama adesso, seconda volta che chiama la doppia. Vediamo un attimo, ma da qua a vedere. È inquadrata da lontano anche nel rally. Complimenti comunque all'arbitro, perché ha una vista aquilina. Quinto punto, Francesco Perrone nuovamente in battuta, prende tutto lo spazio a disposizione. Passiamo in complessivo e fuori, la palla va servizio a finire fuori. Di poco, ma va a finire fuori. Ringraziamo nel frattempo tutti coloro, tutti i nostri amici social, socialissimi, socievoli, social fantastici, che ci hanno consentito a questo momento di infrangere il muro. Ma dei... ce la fa Nicolazzo a contenere questo tentativo di gabbarci. Ecco il muro dei, abbiamo infranto Irene, il muro dei 900 follower su Instagram. Grazie. Siamo a 116 su YouTube. Roberto D'Urso in battuta. Cresciamo. Questa come si dice? Aiutami, che io non sono molto questa popolazione social. Cresce 6-4. No, 7-4 dice il tabellone. Nel frattempo il Galatina chiede un altro time out. Allora, Luca, questo ultima partita, Irene. Guarda, io adesso penso di avere un lenzo tipo una capretta di metano che non si lava da una quindicina di giorni, perché arrivati qui adesso un attimino con le porte aperte si è giustamente cambiata l'aria, sento, ma c'era l'atmosfera da sauna svedese. Ah sì, no, sì, beh, certo, effettivamente fa caldo. Andare a caricare, beh vabbè, ma ovviamente con la superficie esposta, e poi oggi iniziava veramente a fare caldo. Fuori abbiamo atteso non più di 10 minuti, ma fa caldo oggi, ragazzi, sì. Comunque andare... hanno aperto le due porte, sì, quindi sì, si è creato un po'. Si sente in aria, nonostante il palazzetto non sia proprio gremito, il caldo c'è, si sente. È piccolo rispetto al nostro, è più piccolo, sì, certo, quindi... Certo. Ovviamente Roberto D'Urso nuovamente in battuta. Seguiamoci questa azione, riceve il Galatina, alzata del libero, va a schiacciare il muro fuori, recupera Roberto, bravissimo, dentro, era dentro, ma era proprio sulla linea di fondo. Anche questa è un'azione, guardate qui, vediamo cosa ci restituisce, guardate, cioè, sì. No, non ce l'abbiamo fatta, ma c'è stato un tocco con palle molto tese. Roberto D'Urso ha recuperato a fondo campo,
è arrivata una palla molto rapida a Francesco Perrone che l'ha alzata e Antonio Fracasso l'ha buttata praticamente in zona 5, regalandoci questo ottavo punto. Dalla seconda linea il Galatina, ma c'è Perrone, vediamo se chiama il tocco del muro. No, era fuori, era fuori. Out, questa schiacciata bellissima, l'alzata di Asclepio Nicolazzo, e che riesce ad intercettare praticamente da zona 2, ha alzato direttamente in zona 4 dove la palla è stata intercettata da Alessandro D'Amato, che però non è riuscito a concludere. Poco male, batte il Galatina con 8 e rispondono i Falchi con 5 in questo secondo set della 26esima ed ultima giornata del campionato di Serie C, girone B di pallavolo, con i Falchi Ugento matematicamente qualificati per i playoff. Via libera della direttrice di gara Giaffreda, Nicolazzo per D'Amato. Che beffardo lui, senza sì, questo. Sì, sì. Vabbè, questo pallone. È una damatata, dai. Sì. Una damatata. È una damatata. Roberto D'Urso consegna la palla ad Antonio Fracasso, che si appresta alla battuta avendo ricevuto il via libera dell'arbitro. Tesa la sua battuta. Troppo vicino alla rete. Contrasto questa a muro vinto dai nostri Falchi. Questa alzata era troppo vicina alla rete. Da noi, decimo punto. In difficoltà ovviamente l'attaccante del Galatina, che sì, tenta di spingere un po' la palla dentro, ma il muro ugentino. Vediamo un attimo, fuori questo servizio. Fuori, fuori ragazzi, vediamo, era fuori. C'era tocco, viene chiamato un tocco perché la palla, vediamo la rara. Ma in realtà, guarda, era comunque, era anche... No, era sulla rete, quindi era sulla linea. Quindi in ogni caso ci sarebbe stato punto. Sesto punto per gli Showy Boys Galatina. Il numero 7 va, si accinge ad andare in battuta mentre viene recuperata la palla. Fantastica, guarda, appena c'è un attimo di pausa. Sì. Inquadro il... uno dei più giovani supporter del sì, Galatina, che detto prima. È col tamburo. Con il tamburo sta portando avanti tutto da solo. Da solo, è carinissimo sto ragazzo. E adesso ha fatto anche da raccatapalle praticamente. Eccolo qua. Bomba da parte di Alessandro D'Amato. No, ragazzi. Che poi viene gabbato dal fato perché un rimpallo assolutamente non previsto e non voluto dalla difesa del Galatina gli va a far calare la palla esattamente alle spalle, dando il settimo punto agli Showy Boys di Galatina. In battuta nuovamente il numero 7. Urla qualcosa, era dentro ragazzi. Buona. Ma era più che buona. Ottavo punto per la squadra qua, di casa. Forza. Quarta ragazzi, non bisogna mica perdere la concentrazione. Questa serie di battute per il numero 7 del Galatina. Batte. Battuta, jump, salto per lui, tesa. Ai. Spinelli, D'Urso, la palla va dentro. C'è Perrone. Nicolazzo. Per D'Amato. D'Amato smorza la palla, recuperata dal Galatina. Fuori, è fuori. Va fuori. Va fuori e lanciamo il rallenti, ma dubito che riuscirà a restituirci qualcosa di apprezzabile visivamente. No, vabbè. Servizio che torna fra le mani dei Falchi, che battono con 11 mentre risponde il Galatina con 8. Asclepio Nicolazzo in battuta. La rete. Smorza questo servizio. Lock out. Fuori. Lock out. Il muro ugentino fuori. E di nuovo due le lunghezze di distanza tra le due squadre. In battuta per il Galatina il numero 10, via libera dell'arbitro. Il 10 che si posiziona all'estrema destra del campo. Roberto D'Urso. Ulla! Questa era una free ball di Roberto D'Urso. Accidenti, pregevolissima. E non perde questa occasione Galatina. Del Galatina che va a piazzare giù una bomba, bomba di prima intenzione. Bene. Bravi. Guarda, Irene.
ripresa. Sembra niente, ma anche cogliere queste opportunità. Nicolazzo da Amato, recupera Spinelli. Si spingono. Perrone, respinto dal muro, Spinelli. Nicolazzo da Amato. No, un passo da Amato. No, la palla rimane al di qua della rete, non ho più quattro tocchi, difatti stavo per dirlo. Non sono riuscito a vedere, ma mi sembrava che non ci fosse stato il tocco da parte del muro del Galatina. No, no, era proprio sulla rete. No, sì, non è proprio passata la palla. Sei leggermente più deficiata, sì, diciamo, di me, leggermente, ma io, per me sì. È proprio impossibile. Iscrivetevi ai nostri social, iscrivetevi ai nostri social. A correte numerosi. D'Amato, spalla smorzata dal muro, alza il numero 8 per il Galatina e va il numero 15, Giaffreda. Nicolazzo di Bagher, butta dentro Francesco Perrone, free ball per il Galatina, vediamo cosa se la gioca, va a schiacciare, è buona, la palla è dentro. Era dentro. Bella ovviamente questa azione dei ragazzi del Galatina. Siamo sul 12-11. Time out chiesto da Mister De Giorgi. Allora, ogni promessa è debito. Guarda Irene, voglio inquadrare. Sì. No, no, ma merita. Se lo merita, è veramente carino lui. Adesso credo che stia sentendo caldo. Eccolo qua, eccolo. Un attimino, guardate ragazzi, sta asciugando. Ma gioia lui, si asciuga il sudore. Di cappello, devo dire la verità, di sudore. In qualche modo gli di sudore ne sta. Questo tributo, sta ecco, sì, gli si producendo tanto. Anche un altro coetaneo leggermente più piccolo, tra l'altro sono in tre. Eccolo qua. Bandiera, bellissimi. Trombetta, uno e con la trombetta, tamburo e un rullante, con la bandiera, veramente con bravi. L'ultra, stanco. Guardate, questa è da foto. Ah, gioia, foto. È stanco lui. Bello, bravo, bravo. Bello vedere dei giovani che con tanto ardore e tanta passione ad affascinare dalla pallavolo. Piazziamo l'inquadratura. Allora, le squadre hanno riconquistato intanto le proprie rispettive metà campo e in battuta abbiamo il Galatina con il numero 10 e riparte il tamburo del nostro giovane supporter. Free ball, questa volta il Galatina non approfitta. Vediamo un po', appoggia dentro con un bagger Perrone, muro, non ci arriva il nostro Nicolazzo. 13-11, ragazzi, ci hanno allungato. Allora, era solo un attimo praticamente prima che arrivassi tu Irene, c'è stato proprio nei primissimi punti un vantaggio da parte del Galatina che arriva al 13° punto del secondo set per tornare, per recuperare questo lieve vantaggio sui palchi. Non va affatto bene. Svegliarsi. D'Amato riceve bene la Galatina. Adesso abbiamo D'Urso per Nicolazzo che alza Perrone. Fuori l'attacco di Perrone. Decisamente fuori, non c'è stato tocco del muro. Adesso sono 14 punti della Galatina, 14° punto e 3 le lunghezze che ci separano dai padroni di casa. Roberto D'Urso, Spinelli per Perrone e la palla che bene questa volta riesce a non ce la fate Santi la difesa Luca al muro e ho scoperto che ci sono i nomi riportati sulle magliette. Che hai scoperto? Che ci sono i nomi riportati sulle magliette sotto il numero nella parola, spalla. Sì. No, no. De Santis è il numero 8, dai. Okay. Vediamo se riesco a leggerne qualcun altro. Ai. Vediamo un attimo. Invasione a rete. Invasione a rete, quindi, che viene chiamata. E quindi servizio che rimane nelle mani del Galatina. Si appresta a battere con il numero 10. Battuta molto fuori. Tesa, lungo linea, che però va a finire fuori. 13° punto per i falchi. In battuta Spinelli. Vediamo Francesco per cosa opterà. Battuta tranquilla, è un salto, ok. Accidenti. Ai. Viene
Spinelli tenta Cabbado dopo a muro grazie al tocco del libero del numero 3 del... No, io non ci riesco, no, assolutamente, è fuori dalla mia portata qua, minima. Qua, 40. 40, ok, 40 che riesce a sfiorare appena la palla e va a ingannare il nostro capitano. D'Amato. D'Amato. Nicolazzo. Mamma grande. Mia! Dai, 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 qua ci sta. Vai, via, vai. Faccio io, vai, faccio via, me, vai, faccio vai, me, via, faccio via, me. Via. Con Asclepio Nicolazzo che gli serve una palla attesa al centro che lui va a piazzare direttamente. Queste in zona sono, 5 sono le alzate per Fracasso. Riceve Presta, alza De Santis per Fiore, c'è il tocco del muro, dai che adesso qualche cognome me lo ricordo, ed è proprio Fiore col numero 20 che va in battuta. Esce 40 il libero ed entra il numero 10 Spennato, credo sia. Vediamo un attimo se si gira. 20 battute, è uno dei giocatori più alti della rosa del Galatina. Pallonetto. Pallonetto, recupera, bravissimi ragazzi del Galatina. Fiore butta dentro. D'Alessandro, palla molto alta, vediamo, contrasta a muro fra Scribio e Nicolazzo, il centrale, il numero 10, e va fuori, peccato, azione sprecata dal Galatina. Preste. Ma bellissimo lo scambio. Eccolo fuori qua, ci l'attacco la di Preste. Finale. Con il Galatina che è a 17 e i Falchi che guadagnano il 15° punto. Veramente un bello scambio. In battuta il capitano Roberto D'Urso. Nel frattempo grazie al nostro amico che è diventato il 117° sottoscrittore del nostro canale YouTube. Oh. Muro, muro, muro. Tenta la palletta il numero 15 del Galatina, ma viene intercettata. Non riesce a mandare fuori tempo il muro 2 di Alessandro D'Amato e di Antonio Fracasso. Fuori questa azione del reparto offensivo del Galatina. E vabbè, la schiacciata è andata molto larga. Terza battuta della serie per Roberto D'Urso. Riceve la difesa del Galatina. D'Urso. Nicolazzo. D'Amato e va a piazzarla senza nemmeno troppa difficoltà, diciamo. Filtra. Che ha trovato un angolino vuoto, sì. E filtra, ci ha subito piazzato attraverso le mani del muro e va a sfilare praticamente al centro fra tutti i difensori del Galatina. Ecco, siamo di nuovo in vantaggio 18 a 17, settato il tabellone. Preste, ma recupera. Riusciamo a recuperare, butta Amato dentro Alessandro D'Amato. Vediamo come se la gioca il Galatina. Di nuovo Preste. Già Preda, Nicolazzo, D'Amato. Recupera nuovamente il Galatina, va in reparto offensivo. D'Urso e va, tenta la sortita Asclepio Nicolazzo, ma è pronta la difesa. Sborsa il muro, Perrone. Nicolazzo vediamo D'Amato. E va, mamma mia, questo, anche questo se lo merita, bellissima, guardiamola, guardate fuori la potenza. La ricezione di Berri, scusatemi. Che manda completamente fuori misura la risposta offensiva, difensiva da parte del Galatina. Chiede il Falchi Ugento 19, Showy Boys Galatina 17. In questo secondo set un vantaggio di 2 punti, sì, quindi abbiamo recuperato, diciamo c'è un 4 punti, un ricordiamo un che stavamo mannaggia, mi è venuto un dubbio Irene, sai, cioè, mi sa che prima non avevamo la camera attiva, rifacciamo quello che abbiamo fatto prima. Eccoli qua, probabilmente non li avrete visti, sì, i tre ragazzi, i tre ultra del Galatina, trombetta, tamburo e bandiera, e li vediamo lì, veramente encomiabili. Rientriamo nella visuale piena con l'arbitro di spalle e la metà campo dei Falchi inquadrata. Per noi complessivo, via, tutto alla luce del sole. Bravi. Tutto in diretta e tutto gratis, pertanto iscrivetevi ai nostri social. Grazie, grazie a chiunque lo farà. Grazie di cuore.
Numero 7 il Galatina, contrasto a muro terribile, Nicolazzo, prova bravi. Forte la schiacciata in diagonale del numero 7, giovane giocatore del Nicolazzo Galatina, ma Antonio, trova due vecchie volpi ad attenderlo e si infrange contro il muro. Roberto D'Urso nuovamente in battuta, 20° punto per i Falchi. Preste 40 ed era dentro. Viene chiamato, vediamo il rallenti, io sinceramente ma non l'ho visto, chiama il tocco. No, ma chiama il tocco anche il nostro mister. Ok. È stato veramente onestissimo mister De Giorgi. 18 il Galatina in battuta, rispondono i Falchi con 20. De Santis in battuta. Nicolazzo per una veloce bomba, bomba di Antonio Fracasso. Bella. Tocco del difensore centrale del Galatina, ma la palla che va a schizzare immediatamente fuori. E raggiunge i nostri tifosi. E difatti, 21° punto. Antonio Fracasso in battuta. Diciamo che è quasi un ace perché viene toccata dal numero 15 a fondo campo, sì. No, difatti. Ma guarda, il numero 15 si è spostato leggermente di lato, ha fatto due passi lateralmente ed è arrivato fuori misura. Dispiaciuto, Verri alza la mano in segno di colpevolezza. Di nuovo in battuta Antonio, sempre Verri riceve, alza 40 per Epifani che va a segno. Bella questa azione offensiva, eccola qua, ce la siamo vista veramente tutta e questa. E consegna il 19° punto al Galatina. 22-19. Preste in battuta, se adesso vado un po' a memoria. Se sbaglio qualcosa, perdonino. Perché poi se ci sono dei cambi, addio, io mi perdo. Allora, riceve il capitano D'Urso, ma la sua ricezione. Bella questa battuta che la cui direzione viene correttamente intuita dal nostro capitano Roberto D'Urso, ma non lo so, sembra come se fosse inciampato praticamente. E a volte sai, se non si è pronti, vedi, a mettere bene, a stendere bene le braccia. Giaffreda, Nicolazzo, D'Amatulla. Fuori. No. Non riesce a dare la giusta angolazione. Non so se al Francesco Alessandro, scusami, stesse cercando il tocco del muro. Non l'ho capito. Comunque adesso Mister De Giorgi ha chiamato un time out e niente, io sempre perché devo guardavo chi ci sta dei nostri sì. sostenitori c'è alla nostra c'è un destra nucleo, però c'è anche un problema, oggi c'è anche la partita del Lecce in contemporanea e non sappiamo come sia finita. No, sinceramente, ma so guarda che il nostro Ugento a calcio a Gallipoli stava soccombendo per due gol subiti dal Gallipoli. Ah, ecco. Mentre venivo qui guarda. C'è la squadra l'Ugento, ok, sì. No, io dicevo c'è anche la partita del Lecce. Sì, quindi okay, c'è non so come sia si stia andando, so però che quella dell'Ugento invece sì, che si stava svolgendo a Gallipoli no, non stava andando tanto bene. Giaffreda, Nicolazzo, D'Amato, bello il muro del Galatina che onore al merito guadagna la parità, molto potente la schiacciata di sinistra di Alessandro D'Amato ma respinta dal muro che imprime alla palla una traiettoria parallela alla rete. 22 pari. Perrone, bomba la sua ma è intercettata dalla difesa del Galatina. Free ball per Ugento, Giaffreda, Nicolazzo per Perrone. Perrone riceve il Galatina, alza, va in battuta, schiacciata il numero 11 e la palla va dentro. Epifani, la palla va dentro, ci guardiamo linea, in rallenti ragazzi. Ci guardiamo in rallenti, eccola qua, protestano i giocatori del Galatina ma la palla è palese, guarda, va esattamente, guarda un po', esattamente sul riflesso, ma era palese, insomma la palla era dentro. Buona l'azione offensiva del Galatina, altrettanto buona la risposta dell'Ugento che guadagna il 23° punto e ci avviciniamo sempre di più dopo
praticamente poco meno di un'ora alla conclusione del secondo set. Eccolo qua, forte sale l'urlo dei falchi per questa azione a muro su una lancio del Galatina non molto potente. Siamo al primo set ball di questo secondo set. Ricordiamo che il primo abbiamo il nostro capitano, no scusatemi, il nostro palleggiatore, perché non è capitano in campo in questo momento, Francesco Spinelli. Sì, Francesco. Va a gabbare, ecco, questo è un altro tocco d'astuzia, peccato non si veda, ma è andata a intercettare a Bristola free ball in arrivo su ricezione lunga da parte del Galatina ed è andato semplicemente a fare tic, così, buttandola all'interno. Si è beffato. Tocco delicatissimo. Bene. Dice sulle mani questo. Secondo set. Ok, e andiamo ad azzerare i tabelloni. E fatto questo, ci siamo. Tanto nel frattempo le squadre cambiano campo. Adesso avremo i nostri, che per noi sono la nostra destra. Non so adesso il pubblico da casa come è. Li vedrà nello schermo. Sì, è così come lo vediamo noi, quindi okay. Rimane questo 118 signori, grazie. Oh ragazzi, qua è una cosa seria, grazie di cuore, sembra una sciocchezza, cioè grazie a tutti. Un click sul canale, no, sull'iscriviti al canale, a parte il fatto che vi fa, mette in condizione di vedere immediatamente quelle che sono le iniziative, perché vedete noi la diretta la programmiamo sempre prima, quindi sapete tutto, i nuovi video, tutto quello che esce, o anche il follow sulla pagina Instagram, per noi è un fortissimo gesto di apprezzamento, quindi è veramente bello quando si sta da questa parte chiusi in 40 centimetri carcerati, qui se scappa, carcerati, cioè, se siamo. Scappa uno starnuto, qui finisce la telecamera, finisce in testa all'arbitro, a parte che rischiamo che ci arrivi la palla addosso, sì, okay. Ma a noi è picca male, io mi preoccupo più di tutta l'attrezzatura qua, tutto l'armamentario che abbiamo. In fase di riscaldamento è successo praticamente, perché c'è stata una respinta di Antonio Fracasso che è arrivata, e la palla è arrivata praticamente a fianco dello stativo con la telecamera. Hai sudato freddo, sì, ma fa parte. Gocciolina. Quindi grazie, siamo a 118 e 902 su Instagram, grazie. No, gentilmente è subito 119, perché 118 come numero. 118, accidenti, ci abbiamo riflettuto, sì. Non tanto ci piace. Per forza, vogliamo il 119esimo, followers. Follower, cioè con la S finale. Allora, intanto i ragazzi continuano a riscaldarsi e io che devo sempre scontare pegno per Alessandro Pierri sulle mani. Dai, è l'ultima, è sempre il Verdeca, è sempre il Verdeca. Qualunque intemperanza, qualunque strafalcione, vi prego, siate buoni sulle mani. Allora, mi sa che devo fare la doccia con l'acqua raggia stasera. No, guarda, ora mi sono asciugato, credimi, ero assolutamente immondo poco prima che arrivassi tu. Stai garbato adesso, quindi. Allora, io mando un saluto ai miei amici che si trovano a Lecce su una terrazza bellissima che ti faccio vedere, Luca. Guarda qua dove sono. Ulla. Mi hanno appena mandato un video, guarda cosa ho lasciato io per venire qua, ragazzi. Hai mangiato qui? No, questa è da far vedere, scusa, cioè inquadrano un attimo. Aspettate, vediamo un po'. Aspetta che la rimando, aspetta. Tiè, guardate, ragazzi, adesso vi mando anche... Eccoli là i miei amici. Mi dispiace che ne manca una, che sarà quella che sta filmando, che è Anna Laura. Io li saluto, sono al BN. Si può fare pubblicità? Perché no? Ma io non ho mangiato là, io ho mangiato a Nardò in un posto carinissimo dove abbiamo mangiato benissimo e si chiama Il Rintocco. Ma veramente abbiamo mangiato bene. Abbiamo bevuto anche bene, devo dire la verità. E questo grazie all'amica Anna Laura. Aia. Allora, dicevo, le squadre hanno ripreso, okay, si torna a giocare, campo. Batte il Galatina, Bando, riceve il nostro Giaffreda, fuori l'attacco di D'Amato, out la schiacciata di Francesco. Alessandro sta un po' oggi, qualche pasticciaccio, forza Ale.
e sulla rete questa seconda battuta del numero 15 degli Showy Boys Galatina, che ci regala il pari in questo terzo set e anche il servizio del quale si incarica il nostro mi stanno mangiando le zanzare Asclepio Nicolazzo. Ricezione sporca, lunghissima la ricezione, free ball. Galatina, free ball per noi, vediamo che come se la giocano, bello lo scambio sotto rete, 40 recupera, prova e non ce la fanno, non ce la fanno i ragazzi del Galatina, prova Preste. Secondo punto e seconda battuta della serie per Asclepio Nicolazzo. Non ce la fa. Floating per Asclepio, va appoggia del Tifani. Free ball dal numero 11 del Galatina, diamo filtra la palla, ce la fa Asclepio Nicolazzo, Spinelli, Nicolazzo, Perrone, va giù, 1-2, terzo tocco, nuova Santis. Free ball, Giaffreda, Nicolazzo e chiama alla pipe Luca Stefano, riceve Nicolazzo, Giaffreda. Giaffreda, troppo alto. Fuori banda? No, era no, fuori, perché? Ha toccato il il soffitto. Sto notando che a travi intermedi qui c'è anche una rete di protezione, palla che va fuori. Out. Fuori il servizio. 3-2. Per i Falchi, in battuta Alessandro D'Amato. E addirittura va fuori dall'inquadratura della camera, ma lo vediamo comparire ora, e la palla che va a finire in rete. Mamma mia quanto si incavolerà mister De Giorgi. So che già nei giorni precedenti li ha sottoposti a un corso di allenamento sui fondamentali, perché c'è stato nelle ultime partite un addensarsi di fondamentali non andati a buon fine. D'Amato, Nicolazzo, Stefano e la palla va fuori. Era fuori. Chiamata fuori, vediamo se il Raletti ci aiuta. Eccolo qua, è una a me diagonale. È sembrato proprio fuori, fuori ragazzi. No, non ci aiuta l'inquadratura. Quindi siamo sul 4-3 per il Galatina. De Santis in rete. A rete la sua battuta. 118 e 902, vedi che funziona Irene. In battuta Francesco Spinelli. Diceva il Galatina, palleggia 40. Una schiacciata che però va. Che è successo? Viene tocco del tocco. Muro. L'arbitro chiama il tocco. Vediamo. Qua no. Guarda, si intravedeva il muro, però sinceramente viene veramente, veramente difficile. No, riuscire guarda, a dire, io da qua. Ma c'era lì la secondo arbitro. Abbiamo una coppia arbitrale totalmente femminile quest'oggi. Riceve D'Amato. Stefano, lungo linea. Prova il Galatina ad intercettarlo, ma la difesa di Preste. Carambola fuori. 40, ci ha provato a recuperare, ma un'ora esatta troppo, di gioco, troppo là. Siamo al quinto punto del terzo set di questa 26esima giornata del campionato di Serie C Girone B, che vede contrapporsi qui al Palasport Fernando Panico di Galatina i Falchi Ugento contro gli Showy Boys Galatina. Rimpallo, la palla va a dare una schicchiera alla rete. Stefano butta dentro, non si capiscono. Spinta, accidenti. Stefano e Fracasso murano questo attacco del Galatina. Ci godiamo questo rallenti perché è molto potente la schiacciata dell'attaccante del Galatina, ma altrettanto decisa e imperiosa la risposta del nostro muro. Yes, con Antonio Fracasso, il nostro numero uno, che va a riconquistato il vantaggio. Free ball, ulla Castagna che è Fracasso, era sempre lui, è scatenato oggi. Scatenato c'era Fracasso, c'era
Ritorna 7-5, si allunga. Ritorna in battuta Perrone. Una battuta poco forzata. Ma viene tocco. Chiamato un tocco. Quindi il punto va. Tocco della rete, secondo il secondo arbitro, indica con la mano destra la rete dalla metà campo dei Falchi. In battuta adesso il Galatina, che nel frattempo ha accorciato le distanze e si è portato sul 6-7. Riceve D'Amato, Nicolazzo per Fracasso. No, bella, non ce la fa. Prontezza al muro del Questa volta 10. Antonio ha provato a spingere la palla senza forzare, ma il Galatina ha messo in atto una controffensiva efficacissima. 7-5, teso questo servizio dalla seconda linea. Perrone, ma c'è Preste a ricevere, è proprio Preste adesso. Oh, beffa la nostra difesa, si aspettavano una pipe e invece è arrivato un pallonetto. Il numero 8 è andato praticamente ad appoggiare, che hanno arretrato di due passi i nostri difensori, è andato ad appoggiare praticamente in assurdo della seconda linea. Preste. Stridio di gomma, di gomma, di sul scarpe, parquet, praticamente, perché di suole. È, tra l'altro, è proprio parquet qui a Galatina. E nuova battuta. Galatina che ha riconquistato il vantaggio, quindi siamo sull'8-7. Out. Fuori il servizio di Spedicato. Rientra adesso 40 nelle file del Galatina. Sulla linea della difesa. Intanto in battuta abbiamo il nostro Stefano, Luca Otto Stefano. Pari. Bomba la sua. Ma 40 difende bene. Eccolo di nuovo con la palletta. Nicolazzo che va alla fine. Guardate. Della free ball, bravo. Bravi che ragazzi, la difesa ha sfiorato, ecco, guardate, si vede lì all'angolino c'è stato praticamente, c'era a terra, credo che fosse Luca Stefano, e Asclepio è stato impedito nell'andare a raggiungere correttamente la palla, quindi l'ha mandata fuori misura regalando la free ball al Galatina. Batte il Galatina con 9, rispondono i Falchi con l'8. Free ball, eccolo qua, pallonetto del nostro palleggiatore, tocco d'astuzia del nostro reparto offensivo, e riconquistiamo la parità 9-9 in servizio, del quale si incarica Antonio Fracasso. Non passa l'attacco di Verri, si insacca nella rete la sua schiacciata e ci regala il 10° punto. Folza ausento. Perrone, Murato. Ulla, Luca Stefano no. Viene chiamato, dalla seconda proteste linea da parte dei giocatori. Riceve Fracasso, tenta. Nicolazzo che butta dentro, palleggio del numero 8. Numero 5, risprende la palla Fracasso e va D'Amato sul suggerimento. Vediamo che succede. Rete. Perché viene chiamata invasione a rete, tocco della rete, credo. No. C'è stato un tocco della rete chiamato dal secondo bellissimo arbitro. Bellissimo scambio, veramente molto molto bello. L'arbitro chiama il capitano in campo. Aia. Vediamo, perché l'arbitro ha messo la mano in tasca e temo che l'arbitro sta forse cercando. Vediamo un po', lo cartellino giallo, il primo avvertimento a vantaggio del Galatina. Eccolo qua, viene ammonito il numero 11. Primo avvertimento per il numero 11. Quindi vediamo cartellino giallo contro il Galatina.
in un match che comunque è stato assolutamente sereno e improntato ai sorrisi. Anche questa azione comunque non è stata particolarmente deprecabile. Sinceramente non ho neanche visto di cosa si trattasse, ma penso che sia stata una protesta un attimino più vibrante, accorata. Spinelli prova, cerca Luca Stefano di recuperare. Ah, c'è stato un tocco. Vediamo cosa è successo. No, il punto era di là. Sì, no, c'è uno scambio fra l'arbitro e l'allenatore. E il mister del Galatina. Batte il Galatina con il numero 5 con un 10 punti, rispondono i Falchi con 10. D'Amato, palletta e va a bucare, manda fuori tempo il muro a due del numero 8 e del numero 11, Epifani e Fiore. E Fiore della Galatina, e va a piazzarsi esattamente in zona 6. Falchi che tornano in 12esimo vantaggio, che riconquistano il servizio, ma permangono in vantaggio con Asclepio Nicolasso in battuta. Floating anche per lui, riceve brutta la ricezione, era sembrata una doppia, sì. Irene, vabbè, ha voluto infierire l'arbitro. Eccolo. Mamma mia, potentissima la schiacciata di tocco della rete, succede? Tocco della rete di tocco nuovo della rete. Tocco della rete, ma da parte del Galatina molto molto potente la schiacciata prima di Alessandro D'Amato. Sempre presta. 13-10 e time out che viene chiamato mister del Galatina. Ecco la nostra squadra, adesso Luca ce la inquadra da vicino. Il mister dà sempre i suoi preziosissimi consigli ai ragazzi, lo vediamo gesticolare. Ma abbiamo ricordato oggi di iscriversi ai nostri social? Non mi ricordo, ricordiamolo nuovamente. Iscrivetevi e grazie. Correte numerosi. Mola Forbici. Qui dove siete è semplicissimo. Guardate, basta andare in basso, poco sotto Gabriele, la finestrella, ok, e fare clic su iscriviti. Avrete ricchi premi e cotillon. Tra i quali quello di essere sempre informati per primi su ciò che stiamo per organizzare, quello che sta per succedere, anche perché stiamo per entrare in playoff. Emozione. Ok, quindi batte Asclepio Nicolazzo, riceve Preste, il numero 40 palleggio e si va per Epifani. Bomba di Epifani. Va Alessandro D'Amato. Che cosa ha fatto? Che cosa ha combinato? No, non mandiamo in analisi perché sarebbe inutile. Ha schiaffeggiato il pallone. Ma è andato a dare una carezza dall'alto verso dal basso verso l'alto alla palla. Laterale. La palla ha fatto, voleva andare dall'altra parte perché ha passeggiato sulla rete. Sulla rete. E poi ha scavalcato. Asclepio Nicolasso nuovamente in battuta. 14-10. Riceve sempre il numero 7. 8. De Santis per Preste. Giaffreda. Ulla. Nicolasso. E D'Amato. Ecco. C'è scontro fra Era bassa Nicolasso e Luca Stefano. Forse sì. Sarebbe stato meglio che alzasse. Sì, beh, oddio, sì, col senno di, di poi sono piene le fosse. Non voglio dire per. Era giusto che l'alzata la deve fare il palleggiatore. Sì. Però hanno perso quella frazione di secondo per evitarsi. È stata fatale, secondo me. Era questo, sì. Muro. E riprende la palla respinta dal muro sulla propria schiacciata, bravissimi. Bravi ragazzi del Galatina, bella. Bel muro. Riescono ad avere la prontezza di spirito ed atletica di spostarsi con il muro a due, prima sulla destra e poi sulla sinistra del campo, respingendo la schiacciata prima di Francesco Perrone e poi di Francesco Spinelli, i nostri due Francesco. Palla che va a carambolare a ridosso della linea di 3 metri in praticamente in zona 6, davanti alla zona 6. In battuta Giaffreda, il Galatina va Francesco Perrone tenta la palletta, vediamo che succede, riescono a buttare dentro ragazzi del Galatina. Murato Stefano, Nicolazzo per D'Amato, tocco credo del che muro. Ci sia un tocco del tocco muro del infatti muro. Sì, ho visto la palla avere una traiettoria troppo sincopata perché fosse una schiacciata fuori, vediamo, non riusciremo a vedere, no, assolutamente, ma da questa prospettiva
si è visto chiaramente che la palla non ha avuto una traiettoria lineare. In battuta adesso Alessandro D'Amato per i Falchi, che va a piazzarsi sempre fuori dal raggio della telecamera. Free ball, Stefano alza, ecco, per Perrone. Questa, vediamo, palla, vediamo un attimo, vediamo il rale, tocco, ah, tocco, perché tocco, io l'avevo vista muro. Fuori, infatti protestano i giocatori del Galatina. Il numero 7, vediamo che il secondo arbitro chiama un tocco del numero 7, perché sinceramente io l'ho vista fuori. Giura il capitano del Galatina, okay, che allora, non c'è stato il tocco del allora muro. Sì. Vediamo l'arbitro. Giustamente l'arbitro non ravvede, non rivede la sua posizione, no, non avendo un sì, feedback sì, da parte del secondo arbitro. Vabbè, vedi, out, fuori il servizio di Alessandro D'Amato. 16-13. Continua a gesticolare l'allenatore del Galatina e protestando per l'azione precedente. Sinceramente io non posso dire assolutamente nulla, non so se tu Irene di là hai visto qualcosa più di me, però ma era impossibile. Secondo me non c'era stato il tocco del muro. E pallone, no, riescono a recuperare, bravissimi, bravi, ma niente, bravi, non ce la fa. Sul pallonetto problema di Francesco Perrone io avevo già chiamato. Ci arriva 40. Terra, ci arrivano. Ci arriva 40, ma non c'è arrivato. No, aspetta, sto cercando di capire. A 13. Palla che torna nelle mani dei Falchi e si incarica della battuta Francesco Spinelli. Riceve Preste, De Santis. Palla numero 8, vediamo che succede. D'Amato, Nicolazzo, Stefano potentissimo Murato contro il muro del Galatina. Numero 8 e non Sciuba passa. Arriva l'attacco sbilanciato di il numero 7, Preste. Preite per il Galatina. Preste. Pensa come sto messo, Irene. Eh beh, dai, Preite, Preste, la S, lei è confuso. 18esimo punto, 18-13. In questo terzo set della 26esima giornata del campionato di Serie C, girone B. I primi 40, due set De sono Santis stati vinti da... tenta! Tenta il virtuosismo, il numero 11 del Galatina, ma insomma dai, non riesco a capire se si è trattato veramente di un tentativo di attacco virtuoso, non lo so, proprio, o di un gesto di stizza quasi sia. Francesco mi è sembrato Spinelli più un gesto di stizza. Floating, prima intenzione, spedicato Nicolazzo, fracasso, Perrone, palletta, free ball per il... è la palla che passa da sotto. Murato. Inizio. Epifani. Bene, non sfrutta il Galatina questa free ball che è stata regalata loro dai Falchi. E siamo alla quarta c'è battuta un cambio della serie per... vediamo chi entra. Francesco entra Spinelli, il nostro Stefano Fish. Fish, il nostro Stefano Fish. Sì, è lui, è lui. È lui, è lui. È lui, il nostro numero 11 in campo. Con un timeout chiamato da... non sappiamo chi. No, okay, dal Galatina. Dal okay, Galatina. 20-13. Allora ragazzi, 20-13, siamo ormai... guarda, io mi sposto un attimo, una... voglio vedere se si sono addormentati. No, no, io non li sento, ma non li sentiamo perché secondo me ci sono anche questi fantastici piccoli sostenitori del piccoli, Galatina, ma tra l'altro che si stanno veramente sforzando tanto non... e si stanno sentendo tanto. Ah, stiamo parlando tutti e due, eh? Ah, bene. Ma se tu ti allontani, caro, no, io non, se... non ti sento. Sì. Siamo senza cuffie. No, 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 i settori sono indistinti praticamente, è sì, anche bello così. Cioè, dicevo, le... ma noi non ci possiamo accorgere perché alla nostra sinistra si sta svolgendo, voglio dire, uno spettacolo da parte di questi tre sostenitori, piccoli sostenitori fantastici della Galatina, che stanno facendo da soli quello che potrebbe fare più o meno, diciamo, tipo una curva. Sì. Bravissimi. Allora. Ok, via libera della direttrice di gara. Spinelli in battuta. Epifani, muro. Muro di Stefano Fish e di Antonio. Ecco qua. Scusatemi, di Antonio Fracasso, non capivo cosa stava succedendo in campo.
batte 14 Galatina, risponde 20 Ugento. Giafreda, Nicolazzo per Stefano Fish, Murato Stefano. E quindicesimo punto per il Galatina. Accorciano le distanze i giocatori del Galatina. E adesso sono solo 5 le lunghezze che li separano dalla squadra dei Falchi. Giafreda, sempre per Stefano Fish. Fish! Passa al suo attacco. Stefano Fish va a andare da Amato. Nicolazzo, da Stefano. Questa molla, che castagna, Muro. Va a finire. Bellissima, va Bella a finire questa. Praticamente. Vediamo se, ecco, guarda, questa è memorabile. Fantastica. Ci è andata di lusso, va? Ci è andata di lusso e va veramente a finire sulla seconda camera. Ma c'era una castagna del genere, non so se mi spiego. 21, in battuta Stefano Fish. Castagna, bellissima la ricezione di Alessandro D'Amato. Spinge. Fish. Fracasso. Nicolazzo tenta la sortita, il graffio, ma viene intercettato. Fish. D'Amato e butta dentro, free ball, baie. Luca Stefano per il Galatina. Out! Completamente fuori. C'è stato la palla, il tocco fuori, del muro. Chiama un tocco? Sì. Chiama il tocco. Credo okay. che fosse quello di Luca Stefano. Quindi sedicesimo punto, 21 a 16. Fantastica, andrà negli highlights quella palla che ci è arrivata praticamente qui. Ah, quella sì, la negli highlights. Ok, quindi siamo sul 21 a 16, anzi sul 16 a 21 con il Galatina in battuta. E sono con Epifani, sono sempre... No, scusami, Epifani o... D'Amato, Nicolazzo, Stefano. Non c'è storia. No, niente, il punto è nostro. 22 a 16, molto rumorosa e movimentata, aspetta un attimo Irene, rumorosa e movimentata la nostra panchina. È entrato, vediamo, se è uscito il nostro Nicolazzo, credo che sia entrato Corvino, sì, ok. Eccoli qua. Con il numero 6, vediamo. Corvino. Eccoli quei ragazzacci lì in fondo, guardali lì. Monelli. Andiamo a passare Luca Stefano che va a schiantare la palla. Si schianta sulla rete. Il 17° punto, guarda, io voglio, però non li voglio spiare, Irene, cioè, vediamo che stanno combinando, perché guarda i belli tranquilli, stanno guarda lì in fondo, alto, ora, Giove. Allora, c'è Alessandro Segli, guarda, ciao. Fuori ecco, la palla servizio. Che va a finire lì. Salutate ragazzi. Eccoli, ci hanno visto. Ci hanno visto. Ok, Stefano, c'è Luca Stefano. Va. Corvino per Luca. Corvino e butta dentro. Bravo Alessandro. Ci siamo al sulle mani. Ridendo e scherzando, siamo al 23° punto fra il tripudio della nostra panchina. Bellissima, adesso c'è la piccolina del nostro capitano che si è messa sugli poi palla che va a dare una schicchiera al nastro. Orpola dice, vediamo ci siamo, che ci siamo Stefano dentro, bravissimi ragazzi, dentro, e butta dentro Corvino, praticamente Luca Stefano recupera dal bagno degli uomini. Castagna di ragazzi, Alessandro D'Amato, è la palla di match, gioco, signori. Grande questa partita, Stefano. È la prima Nicolazzo palla match. Spinelli, bomba, Duke. Bravo, grandissima l'azione, eccoci qua, è 25. Stanno esultando. Ah, devi riprendere bene, Luca. Sono qui. Bellissima questa partita. Bravi ragazzi. Condotta sulle mani. Con la massima concentrazione. Irene, stiamo rivedendo una squadra concentrata che si diverte come era all'inizio del campionato. Eccoli qua i nostri ragazzi. Eccoli, adesso saluto sotto rete. Fiorello Giappreda, Alessandro D'Amato, li becchiamo un attimino più dietro perché sennò non ci vede. Eccolo qua, Antonio Fracasso. Eccoli qui. Luca Stefano. Un bel primo piano dei nostri ragazzi. Asclepio Nicolazzo, Aldo Giove. Francesco Spinelli, Corvino,
Alessandro Corbino, Alessandro Corbino, Alessandro di Sicilì, il nostro abbiamo... capitano, il nostro mister, ed eccoli qua Avelli, eccoli. Dietro il nostro Gregorio Santoro, fase di esultanza, e chi vanno a portare, bravi, di portare adesso noi vogliamo la nostra ola, bravi ragazzi, eccoli qua, eccoli. Francesco Avelli sul fondo, il dottore Stea, tutta la squadra. Bravi. Il nostro capitano, ecco, va a recuperare le sue piccoline. E Francesco Spinelli credo che sia con le sue cucciole. Eccolo qua. Veramente si avvicinano. Ecco che tenerezza il nostro capitano. Il primo pensiero sono sempre le sue piccoline. Sì, di una dolcezza incredibile. Bravo. Okay. Allora, Luca. Allora, detto questo, bene, oggi non possiamo dilungarci troppo, no, perché no. Siamo ospiti. No, siamo ospiti, no. Qua dentro. Qua c'è da smontare tutto, ragazzi. Dobbiamo smantellare tutto quanto, quindi. Allora, punto della situazione, aggiorniamo la parte finale del tabellone, la partita si è chiusa e il campionato con essa, quindi perché era il 26esima, la 26esima partita del campionato di Serie C, girone B. E che ha visto trionfare i Falchi sulla Showy Boys Galatina per 3-7-0. Okay? E bene, detto ciò, non ci rimane che nuovamente ringraziare innanzitutto voi che ci avete seguito, perché sì, insomma, la ragione del nostro stare qui, ovviamente, ma stavo pensando a quei disgraziati, guarda, non ci è voluto un attimo a vederci e immediatamente ci stanno, eh? Eh beh, certo. Sì, 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 sì. Bene. E allora, dicevamo, dobbiamo fare i nostri dovuti ringraziamenti, no? Sì, innanzitutto doverosi. Voi che ci avete seguito, facciamo, diciamo, il ringraziamento per la fine della regular season, del campionato ordinario. E però ci rivedremo prossimamente. Prossimamente ci vediamo fra 15 giorni in casa, perché sulla prima partita non riusciamo a dare, dovrebbe svolgersi a Terlizzi la prima partita, non riusciamo a dare copertura, ma ci rivedremo nel primo incontro a casa, che dovrebbe essere fra due settimane, fra giusto due Luca? Settimane, esattamente, okay. Due settimane. E quindi non finisce mica qui? No, assolutamente non finisce qui. E meno male. Perché andremo a seguire i playoff con a supporto dei nostri Falchi, mentre ecco qua, godiamoci la fanno la loro Rito, foto adesso di Rito scattata, ce l'abbiamo di spalle la nostra Emanuela, ecco qua, c'è anche la curva sì, che dietro sta, che in scia sì, si infatti, lascia infatti fotografare, sì. Ora vediamo se riusciamo a fare una, senti una... noi però posso io fare una richiesta, che noi sì, siamo poveri, due poveri sventurati che stanno sempre qua e non teniamo una foto noi con la squadra. Quando sarà che si chiude giusto tutto, sì, ce la possiamo fare Garbati Garbati? Chi si è messo, io voglio verbale, una foto con la squadra. Foto con la squadra, ok, serve, ci non chiedo molto, sì, ecco. Sì. Non da soli, ce n'è anche. Ma no, voglio comparire, no, con, tutta, okay, con tutta la banda a Bardò, però voglio dire, sì, voglio bene, esserci pure io. Ok, ora, allora andiamo questo, immediatamente a ringraziare i nostri sponsor. Adesso tanti, ti aiuto, adesso yes, ci sono, yes, sono connessa. Yes, guarda quanto sono belli, guarda, guarda. Allora, partiamo da... Aspetta, guarda, ah, guarda, merita questo quadretto, merita. No, sì, anche sono che stanno facendo le foto dal di qua. Ok, via. Allora, CDL Italia. Eden Resort. Pescheria del Porto. Servizi per l'archeologia di Roberto Maruccia. Lido, Oasi degli Angeli. New Access Point. Fratelli e Fornelli. Esperia Palace Hotel. Borghi d'Italia. Iral SRL. FD SRL. Ipersedia Grossisti Online. Il Geco Bivos Player Lidomania Del Car Automotive di Alessano. E poi chi c'è rimasto? Il c'è nostro rimasto giusto il nostro main sponsor, sponsor. Sei diciamo SRL. Insieme 6 SRL. SRL yes 6 ok. Allora ragazzi, prima di ogni cosa io devo dire lame lame Feri da Maglia, poi devo dire sulle mani, poi devo dire mula forbici e poi non me lo ricordo più, Verdeca, dico Verdeca, ah, e poi facciamo il Galatina a sinistra e l'Ugento a destra. Signore e signori, da Galatina è tutto. Con questo putpurri di ma chi doveva capire? Sarà di fasi capendo temporali. O capirà? Di lessico, di ok, va bene, niente. Quindi si e niente, comunica il codice.
codice. Signori, è stato bello anche oggi, grazie a voi per la vostra attenzione, grazie, scusate per tutti, iscrivetevi, non ci abbandonate, per la cosa. Continuate a iscrivervi perché comunque tutto questo ambaradan andrà avanti. Ci rivediamo ai playoff, grazie di cuore. E poi stiamo dimenticando qualcosa, Irene? Non lo so. Ma sì, ma anche ce la possiamo permettere eventualmente. Sì, dai, ok, tanto ci vediamo, bene, fra due settimane, ragazzi, quindi bon. baci mandi, ciao, una sbucciata, ciao. Maybe half past two, a little drunk but I'm alright, cause I've been hanging with you and it feels like love. Tell me if I'm wrong, cause it feels like love. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.